Anche questa volta, mentre tutti cantano confitta in relazione alle mie profezie, canto vittoria e sembra che io mi attacchi sugli specchi per giustificare delle sconfitte dicendo che invece sono vittorie. Vorrei dimostrare tutta l'eccezionale divina potenza del Santo Spirito, della verità che alberga in me, dimostrandovi con la ragione, dimostrandovi con l'assoluta verità che queste apparenti sconfitte sono autentiche vittorie e tutte ottenute proprio nel segno delle mie intenzioni, ossia di quel mio bussare e ti sarà aperto che proclamò Gesù come una verità. Una verità che sembra contraddetta in questo mondo, tutte le volte che ciascuno di noi bussa e si ritrova di fronte mura senza porte, o porte che si rifiutano in tutti i modi di aprirsi. Io vi dimostrerò la divina potenza del mio Spirito Santo, trasformando in vincitori tutti gli attuali scommettitori e che sembrano perdere sempre, puntualmente opponendo in tal modo una sconfitta alle loro intenzioni, al loro bussare per la vittoria. Direte tutti che è una cosa impossibile, che occorrerebbe veramente avere una divina capacità per dimostrare vittoria, una sconfitta e apertura di porte, invece quelle porte che restano ostinatamente chiuse. E io vi dimostrerò di avere questa capacità divina. Lo farò proprio usando le verità scientifiche dimostrate vere dalla scienza. Poiché noi siamo in un mondo dinamico che è regolato da tre fondamentali principi della fisica. Il primo di tipo conservativo, che dice che ogni cosa che è in un sistema chiuso seguita a conservare il suo stato di movimento se non intervengono cause esterne a modificare questo stato. Interviene il secondo principio della dinamica a dire che quando ciò non accade e una massa varia la sua velocità accelerando è perché subentra una forza perennemente attiva che perennemente incrementa questa velocità facendo accelerare la massa. Questa seconda legge è regolata dalla formula F uguale m per A, che afferma che la forza consiste nella libera accelerazione della massa. Poi c'è il terzo principio della dinamica, che solitamente è visto separato dal secondo, ma che io attribuisco anche al secondo, perché F uguale m per A mostra la F come azione e la m per A come una reazione o viceversa.
la forza, dunque, può essere l'azione che produce l'accelerazione della massa, oppure può essere la reazione all'accelerazione di una massa che rientra a costituire quella forza. Prendendo per buono il conclusivo terzo principio fondamentale della legge dinamica, che dice che ogni azione dinamica è sempre, quindi sia nel caso conservativo, sia nel caso ogni azione dinamica, nel primo caso no, quello statico no, ma nel, anzi potremmo dire anche di sì, immaginando che quella massa conservativa reagisce sempre nel movimento del tempo, quindi anche il sistema conservativo di una massa che è sempre identica è la reazione al tempo che passa. Infatti una massa dipende dall'azione esercitata nel tempo. Lasciando perdere questi dettagli che potrebbero anche confonderci, riconduciamoci precisamente ed esclusivamente al terzo principio della dinamica. Abbiamo da una parte l'azione, dall'altra parte l'azione uguale e contraria, chiamata reazione. Tra le due, che possono essere dirette verso l'esterno, come in questo caso, oppure che possono essere dirette verso l'interno, come quest'altro, in entrambi i casi, tra queste due forze c'è una interazione. Quando noi vogliamo rappresentare nel modo esatto l'interazione di due forze tra di loro, noi dobbiamo attuare un segno matematico che si riconduce al per, al prodotto. Quindi l'interazione sia in questo caso delle due forze centripete, sia in quest'altro caso o quello opposto di due forze centrifughe, l'interazione è data sempre dal prodotto dell'una per l'altra. La componente in atto è l'interazione tra le due forze. Ora, esse sono uguali. Immaginiamo che siano unitarie. Ciascuna di loro due ha per quantità 1. Però sono opposte. Se una viaggia in questo verso che chiamiamo negativo, l'altra viaggerà in quest'altro verso che sarà positivo. Una sarà meno 1, l'altra sarà più 1. Qual è l'interazione esatta matematica tra più 1 moltiplicato meno 1? L'interazione, lo dice con l'estrema precisione assoluta, lo dice l'algebra, è meno 1. Abbiamo un sistema universale dinamico che ha il segno negativo nella sua interazione tra i due opposti. Il nostro universo non evolve in positivo, ma sta devolvendo in negativo in quel verso dinamico che lo riconduce ad ammassarsi tutto quanto, seguendo una gravitazione universale, in un unico punto adimensionale, senza nessuna dimensione, un Big Bang a rovescio, che in quel punto si traduce in pura energia, in potenza. Questa è l'azione che esiste nel mondo, nella sua verità. È una devoluzione. Ma poiché noi vediamo in modo relativo, perché siamo soggetti relativi e il nostro mondo è relativo, noi
opponendoci al meno uno della devoluzione universale, osserviamo la opposta evoluzione universale del Big Bang. Mentre esiste la forza in atto della gravitazione universale che tutto annichilisce, noi vediamo la creazione tutta opposta, secondo la quale da un punto iniziale c'è un Big Bang che appare poi nelle forme inverse di quelle della antimateria e del magnetismo che riportano tutto ad annichilirsi. Li vediamo, li osserviamo realmente nelle forme della materia che si muove all'opposto della antimateria e dell'elettricità che si muove all'opposto del magnetismo. Quindi vedremo un universo reale con stelle fatte di materia che si espandono, e noi prenderemo per oro colato questa dinamica, che non è altro che la dinamica uguale e contraria a quella veramente in atto, perché essa si basa sul principio assolutamente vero che più uno per meno uno, sia in questo caso sia in quest'altro, sono sempre uguali alla dinamica meno uno che annichilisce ogni cosa. Sta già accadendo quella che è stata la promessa della fede, che è espressa da Gesù in questi termini: Dio vi libera di tutto il mondo materiale e che si consuma per darvi un abito ideale e immarcescibile che non si consumerà più nel tempo e sarà eterno. Lo sapete benissimo che il cristianesimo porta ciascuno di noi a divenire erede di Dio. Per quale motivo? Perché ora ciascuno di noi è già un Dio, ma un Dio Padre che si è crocifisso in ciascuno di noi assumendo l'assoluta impotenza. È fondamentale questo criterio, perché assumendo l'impotenza in poche cose determinate, la vittoria che si otterrà poggiata sulle cose determinate sarà una vittoria determinata. È il processo mentale che porta a tradurre un ideale, ad esempio, in un libro. Fin quando una certa storia è solo nella mia testa come un'idea e io non scelgo elementi precisi come la A, la B, la C e la D per determinare una sequenza, io non riuscirò mai a riproporre in termini oggettivi questo ideale. Solo dopo io lo avrò oggettivato e potrò avere quella vittoria precisa evidenziata in quel libro. Ecco, poiché ora noi vediamo il mondo che va in avanti, mentre in verità va all'indietro, perché noi siamo come in un razzo in cui la vita dell'uomo è il gas mentre brucia. Quella è la vita nell'atto vitale, e se va da una parte, ma noi vediamo che il nostro corpo rincula dall'altra, se il gas va in avanti, noi stiamo tornando indietro. Noi stiamo andando indietro nel tempo. Quando andiamo a giocare una puntata e crediamo che l'esito venga dopo, invece quell'esito era prima. La vera cosa in atto è che ciascuno va al botteghino e ritira indietro i soldi che sembrava aveva buttati via. Insomma, con la verità io sono riuscito a ridare a ciascuno tutti i soldi che ha investito, sembrando di averli persi.